Buon pomeriggio, benvenuti. Sono Maria Simonini, sono dell'ufficio promozione della Camera di Commercio di Parma. Oggi siamo qui per presentare un bando che uscirà prossimamente, e precisamente uscirà il prossimo 17 maggio ed è il bando Innovazione Digitale Impresa 4.0. Dico impresa 4.0 perché le innovazioni che noi andiamo, che la Camera di Commercio intende finanziare, sono quelle legate alle tecnologie, cosiddette tecnologie abilitanti, impresa 4.0. Tengo a precisare che la Camera di Commercio promuove questo bando nell'ambito di un progetto nazionale. Nell'ambito di un progetto nazionale che è teso sostanzialmente a promuovere e a valorizzare la cultura e la pratica digitale nelle piccole e medie imprese italiane. È un bando, credo che per molti di voi che ci ascoltate, non, come dire, non vi risulterà nuovo perché è la quarta o quinta edizione di questo bando, che risponde appunto a un format nazionale che da qualche anno a questa parte si ripete con contenuti che sono sostanzialmente simili rispetto al bando dello scorso anno. Ci sono alcune modifiche che adesso andrò a dirvi. Allora, abbiamo pensato di organizzare questo pomeriggio in questo modo. Io presento il bando. Avremo poi la collega di Infocamere, la dottoressa Carla Carloni, che invece ci spiegherà le modalità di presentazione della domanda, che sono modalità telematiche. Un tempo le domande di contributo venivano inviate via PEC, adesso invece devono essere inviate alla nostra attenzione attraverso una piattaforma telematica di uso semplice che si chiama Telemaco. Quindi parlerò io, la dottoressa Carloni, e poi ci sarà tutto lo spazio possibile per le vostre domande e dovrete porcele nella sezione domande e risposte. Allora, naturalmente come dire, da oggi in avanti, io e le mie colleghe, la dottoressa Cecilia Bonati, il dottor Andrea Tissicini, saremo a disposizione, come dire, delle vostre domande, quelle che magari quelle alle quali oggi forse, dico per magari anche solo per quantità o a volte per problematicità, non riusciremo a dare una risposta. Ecco, quindi passo subito a illustrare il bando e dico questo, che da domani, nella seconda parte della mattinata, lo troverete comunque disponibile sul nostro sito. Dall'home page del nostro sito potrete andare sul bando, sulla modulistica, sulla scheda sintetica del bando per, come dire, leggervi agevolmente il bando e guardare la modulistica. Allora, possiamo iniziare con la presentazione. Allora, ribadisco quelle che sono le finalità del nostro bando, che è la promozione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese, vale a dire in quelle imprese che costituiscono la quasi totalità del bacino delle imprese parmensi, di tutti i settori economici. Non facciamo distinzione. È un bando che mira anche a mettere in relazione. È un bando che mira anche a mettere in relazione le imprese con soggetti altamente qualificati nel campo dell'innovazione digitale, che poi andrò a specificare. Scusate, condivido lo schermo in modo che possiate seguirmi anche guardando le slide. Allora,
Allora, ribadisco quelle che sono le premesse e le finalità, l'ho detto prima, sviluppare la capacità di collaborazione tra micro, piccole e medie imprese con soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie 4.0, promuovere proprio l'utilizzo di servizi e soluzioni focalizzate su nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita dal piano Transizione 4.0, perché, come ho detto prima, questo bando si iscrive in un progetto molto più ampio di respiro nazionale che è stato voluto dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in raccordo con Unioncamere e con tutto il sistema delle Camere di Commercio italiane. Scusate. Allora, quali sono gli ambiti di intervento? Come dicevo prima, è un bando dedicato all'innovazione digitale 4.0. Questo significa che i contributi della Camera di Commercio vengono dati per servizi di consulenza, formazione, acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali che fanno riferimento ad un elenco di tecnologie, che sono le cosiddette tecnologie abilitanti rispetto all'industria 4.0 e che sono quelle che vedete qui elencate. Ci sono due elenchi, elenco 1 ed elenco 2. Le tecnologie che sono riportate nell'elenco 2 sono però, scusate che non riesco ad andare avanti. Allora, i miei tempi sono i miei tempi e quelle delle slide. Diciamo che non funzionano le freccette. Allora vado avanti così. Allora, gli ambiti di intervento che vedete elencati qui nell'elenco 2 sono esclusivamente propedeutici o complementari alle tecnologie di cui all'elenco 2. Cosa significa? Significa che l'intervento, il progetto che l'azienda fa, fa riferimento alle tecnologie abilitanti riportate nell'elenco 1. Le tecnologie riportate nell'elenco 2 rappresentano un qualcosa di più che si deve agganciare, deve trovare, come dire, una ragion d'essere nelle tecnologie elencate nell'elenco 1. Allora, non le leggo. Sono estremamente, come dire, tecniche. Sicuramente molti di voi le conoscono, molti di voi le hanno già messe in pratica. Non sono un ingegnere, faccio fatica. Qualunque, comunque, domanda, diciamo, dettagliata rispetto a queste tecnologie, potete naturalmente farcela e noi, risponderemo. Quindi tengo a ribadire che le domande di contributo dovranno essere fatte con riferimento a queste tecnologie. L'azienda cioè dovrà redigere un progetto con il quale intende sviluppare una o più di queste tecnologie in ambito aziendale. Allora, qual è l'entità del contributo? Allora, la Camera di Commercio concederà per i vostri progetti un contributo fino a un massimo di 7.000 euro nella misura del 50% dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti. Banalmente, per avere il massimo del contributo, quindi 7.000 euro, l'azienda dovrà spendere 14.000 euro. Abbiamo però fissato anche un minimo di contributo che è di 1.500. Questo significa che il vostro intervento, il vostro progetto non dovrà avere un valore inferiore a 3.000 euro. Abbiamo previsto anche una premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità. Devo aver saltato, no, articolo 4, chi sono i soggetti beneficiari? Allora, tutte le micro, piccole o medie imprese che sono iscritte alla Camera di Commercio di Parma. C'è una particolarità rispetto all'anno scorso, vale a dire potranno farci domanda soltanto le imprese che hanno sede legale nella circoscrizione territoriale e non, a differenza dello scorso anno, le imprese che hanno sede legale
magari altrove e qui a Parma soltanto un'unità locale. Quindi sede legale come requisito di ammissibilità al bando, naturalmente attive. E poi al momento della liquidazione le imprese dovranno risultare in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e col DURC, vale a dire con i contributi previdenziali e assistenziali. Allora andiamo al cuore e diciamo quali sono le spese ammissibili. Allora, le spese ammissibili si dividono, direi, in due ambiti fondamentalmente. Naturalmente sono cumulabili, nel senso che l'azienda potrà fare domanda di contributo, sia per l'acquisto di servizi di formazione e o consulenza, sia per l'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali. L'ho già detto prima, entrambe queste tipologie, vale a dire i servizi di consulenza e formazione, l'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, devono essere finalizzati all'introduzione in azienda di almeno una delle tecnologie Impresa 4.0 di cui all'elenco 1, eventualmente una o più tecnologie dell'elenco 1, 2, purché propedeutico complementari rispetto a quelle previste nell'elenco 1. Allora, che spese prendiamo in considerazione dal punto di vista temporale? Quelle anche retroattive, vale a dire sostenute già a partire dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ritorno un poco indietro perché ho dimenticato di dire una cosa importante rispetto a ciò che andiamo a finanziare. Rispetto al bando dello scorso anno, che magari molti di voi ricorderanno, l'anno scorso noi abbiamo finanziato anche le spese per la connettività alla banda ultralarga, abbiamo finanziato i servizi per lo smart working e abbiamo finanziato anche l'e-commerce. Quest'anno invece abbiamo deciso di, come dire, concentrare gli interventi sugli altri filoni che trovate nell'elenco 1 ed elenco 2. Perché lo abbiamo fatto sostanzialmente con riferimento soprattutto allo smart working, l'abbiamo sostenuto per 2 anni. È vero che la pandemia non è ancora finita, è altrettanto vero che le imprese si sono, come dire, strutturate e attrezzate, a volte anche grazie al contributo della Camera di Commercio, per le attività di smart working, per l'acquisto di beni materiali e immateriali per lo smart working e per l'avvio di attività di e-commerce. Scusate, allora c'è un discorso da fare in merito ai fornitori di beni o di servizi. Allora, per quanto riguarda l'acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, non sono richiesti in alcun modo requisiti specifici dei fornitori. L'azienda sceglie liberamente da chi rifornirsi. Invece, per quanto riguarda l'acquisizione dei servizi di consulenza e o formazione, il bando prevede che i fornitori siano, prevede, diciamo, due tipologie di fornitori, i fornitori cosiddetti qualificati. Allora, qui non li abbiamo specificati, li trovate ben specificati nel nostro bando, all'articolo 6, come potrete leggere più agevolmente, insomma, domani mattina. Comunque, tengo a dare un cenno di questo. Allora, chi sono questi fornitori qualificati? Sono i Competence Center, sono i Digital Innovation Hub, sono gli EDI, Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Transizione 4.0, sono i Parchi Scientifici e Tecnologici, sono i Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, sono i Centri per l'Innovazione, sono i Tecnopoli. Sono ad esempio i Fab Lab, ricordo che a Parma c'è un Fab Lab. Sono i centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0, sono le start-up innovative e sono anche gli innovation manager, vale a dire quei consulenti iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere. Sul bando naturalmente trovate tutte le indicazioni rispetto a questo elenco.
Oltre a questi fornitori che abbiamo definito qualificati, ma ovviamente lo mettiamo tra virgolette per dire che devono avere determinate caratteristiche, l'azienda può rivolgersi a un fornitore, come dire, di sua scelta, un libero professionista, una società di consulenza, ma per questa libera, per questi fornitori noi chiediamo un documento, vale a dire chiediamo un'autocertificazione che ci dica che nell'ultimo triennio questa società di servizi o questo libero professionista ha svolto almeno tre attività a favore di clienti diversi per servizi di consulenza, formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie abilitanti di cui all'elenco 1. Quindi chiediamo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rispetto a questo tipo di consulenti. Per quanto riguarda la normativa europea, scusatemi, per quanto riguarda la normativa europea, gli aiuti di cui a questo bando sono concessi in regime de minimis, non un regime straordinario, ma perdonatemi il termine, il consueto ordinario, diciamo, regime di minimis. Dico ordinario e consueto perché, diciamo, nel periodo della pandemia sono usciti dei regimi straordinari. Siamo ora ritornati al regime ordinario. Allora, qual è la tempistica delle domande? Allora, noi apriremo il bando il 17 maggio e lo terremo aperto fino al 17 giugno, quindi un mese. Le domande dovranno essere inviate attraverso un sistema telematico, che è la piattaforma Web Telemaco, che verrà poi illustrata dalla collega Carla Carloni di Infocamere. A differenza dello scorso anno, però, quest'anno noi diamo la possibilità alle aziende di, come dire, caricare, precaricare le domande sulla piattaforma Telemaco dal 9 maggio. Questo significa che se un'impresa le precarica, il 17 maggio si limiterà, tra virgolette, a cliccare il pulsante di invio. Abbiamo ritenuto che fosse un modo per, come dire, anche per agevolarvi, insomma, per dare agio di preparare con calma tutta la documentazione, di inserirla già nel portale. Non è nulla di difficile, però richiede comunque, come dire, richiede comunque attenzione e tempo, e quindi abbiamo ritenuto di, come dire, di agevolare le imprese, voi che ci farete domanda di contributo in questo modo. Allora, dico rapidamente come sarà composta questa pratica. Allora, ci sarà un cosiddetto modello base che viene generato, si genera all'interno del sistema Telemaco. Tutto il resto sono allegati. È allegato il modello di domanda che mette a disposizione la Camera di Commercio, lo troverete sul sito già da domani. Sono allegati i preventivi di spesa che dovete produrre, è un allegato il modulo di autocertificazione del fornitore. Qualora poi la domanda venga presentata da un intermediario, associazione di categoria, un commercialista, ci sarà anche un modulo di procura e il documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa. Tutto deve essere firmato digitalmente. Se non è firmato digitalmente, la piattaforma Telemaco lo respinge e quindi a noi non perviene la domanda. Quindi questa è una cosa, come dire, importante da ricordare. Come avverrà la valutazione delle domande? Avviene a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione. Tengo a dire che in caso di insufficienza di fondi, può succedere, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Ecco, può darsi quindi che, come dire, l'ultima domanda in senso cronologico abbia meno di quello a cui avrebbe diritto perché le risorse sono in via di esaurimento. L'ufficio farà naturalmente un'istruttoria di tipo amministrativo formale perché
oltre a valutare che la domanda sia, come dire, completa, ci sia tutto, oltre al modello base ci siano tutti gli allegati, naturalmente faremo anche un'istruttoria, come dire, relativamente al contenuto, relativamente al tipo di progetto che avete presentato, ma per valutare che si inserisca effettivamente nell'ambito dell'introduzione in azienda delle tecnologie abilitanti. Ma naturalmente tutto questo viene facilitato dal modello di domanda che noi mettiamo a disposizione delle imprese, perché è un modello molto guidato, è un modello dove dovete effettivamente narrare, descrivere, sia pure in modo sintetico, il vostro progetto e dove andate a specificare a quale tecnologia abilitante fa il vostro progetto fa riferimento. Quindi importante valutazione delle domande in ordine cronologico. Scusate, in ordine cronologico. Allora, quindi avremo una graduatoria, scusate, alla fine avremo una graduatoria con atto del nostro dirigente e la graduatoria darà atto delle domande ammesse finanziabili, ammesse non finanziabili, esclusivamente per esaurimento delle risorse disponibili e di quelle invece non ammesse per ragioni, come dire, o formali o sostanziali. Ecco, io direi allora, il nostro bando ha una dotazione iniziale che è di 300.000 euro, rispetto alla quale naturalmente non, come dire, non si esclude un ipotetico finanziamento. Comunque il bando parte con una dotazione di 300.000 euro. Allora, direi che ho finito di descrivere gli elementi, come dire, essenziali del bando. Farei parlare ora la dottoressa Carloni e poi possiamo iniziare a rispondere a tutte le vostre, domande che ci potete fare nell'ambito della sezione domande e risposte di Zoom. Spero di essere stata chiara, probabilmente non a sufficienza, ma comunque siamo a disposizione per cercare di rispondere a tutti i dubbi. Do la parola a Carla, grazie. Grazie Maria, buongiorno a tutti. Io sono Carla Carloni, probabilmente ci conosciamo già, sono di Infocamera e seguo la Camera di Commercio di Parma. Come saprete, Infocamera è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio e in quest'ambito quindi sviluppa gli applicativi per l'Istituto Sistema Camerale Italiano. E nel caso specifico andiamo a vedere l'applicativo che è stato creato per la spedizione delle pratiche telematiche di richiesta di contributo. Io farei una presentazione abbastanza veloce in considerazione anche del fatto che questo strumento è già stato utilizzato dalla Camera di Commercio di Parma, poi eventualmente tutte le richieste e tutte le domande rimangono a disposizione. Quindi condivido lo schermo e andiamo a vedere come operativamente andremo a lavorare per spedire una pratica a registro delle imprese. Il portale di riferimento è il portale registroimprese.it che col sistema che viene denominato Telemaco rappresenta un po' il punto di comunicazione telematico tra la Camera di Commercio e il mondo esterno e tutti i fruitori dei documenti delle banche dati della Camera di Commercio e per la spedizione delle pratiche alla Camera di Commercio stessa. Quindi su questo portale voi potrete vedere, potrete estrarre misure, bilanci, fascicoli, interrogare protesti, accedere a tutti gli archivi tutte le banche dati delle Camere di Commercio, ma potete anche, come dicevo, spedire pratiche in Camera di Commercio. Per spedire pratiche è necessario registrarsi. Quindi, se noi andiamo in alto a destra sull'area utente,
Il sistema ci offre la possibilità o di entrare, se abbiamo già a disposizione una user ID o una password, oppure di registrarsi. L'accesso con user ID e password sarà possibile solo nei casi consentiti dalla norma. Voi sapete che recentemente, cioè con una norma introdotta lo scorso anno, e l'accesso ai portali della pubblica amministrazione avviene con SPID o con CNS, quindi tutti quelli che andranno ad autenticarsi, a registrarsi adesso, potranno accedere poi al portale con lo SPID o CNS. Chi invece si è registrato negli anni precedenti ha possibilità di accedere ancora con la propria user ID e password. Per chi si deve registrare, vediamo velocemente, è un percorso totalmente guidato, quindi possiamo vedere velocemente come funziona. Ecco, se già entriamo con il CNS, il sistema riconosce tutti i dati che sono sul nostro SPID e ci precompila tutti i campi. Ricordo che per chi si registra, quindi i nuovi utenti del servizio telemaco, al termine del percorso guidato di registrazione dovranno scaricare il contratto, sottoscriverlo, firmarlo digitalmente e riscriverlo a Infocamera. E questo per avere l'abilitazione a spedire pratiche alla Camera del Commercio. Questo percorso potrebbe richiedere qualche giorno, massimo 48 ore, solitamente è molto più veloce, però ci riserviamo fino a 48 ore di tempo per registrare un nuovo utente, il che vuol dire che se non siete ancora utenti Telemaco sarebbe meglio riuscire a registrarsi prima dell'apertura dei termini del bando, in modo da essere pronti ad operare immediatamente. Un'altra veloce considerazione su questo portale, voi vedete qui questa iconcina con le cuffie, qui trovate tutti i riferimenti al servizio di assistenza. Ci sono tutte le FAQ, ovviamente è suddiviso inizialmente per argomenti, quindi se ci sono problemi in fase di adesione a Telemaco, ci sono tutti i vari casi. Per ogni singola voce, nel caso in cui uno non trovasse risposta alle proprie esigenze, può o scrivere e troverà un form da compilare, oppure prenotare un appuntamento telefonico e indicare in quale fascia oraria vuole essere chiamato. Ecco, ricordo che la chiamata su appuntamento telefonico sarà unica, non vengono ripetute, non vengono fatti più tentativi. Quindi se per caso non si riesce a rispondere al primo tentativo da parte del servizio di assistenza di richiamare, è bene chiedere un nuovo appuntamento. Quindi entriamo come utenti, anzi non sono già entrata, quindi ho messo la mia user e la password e qui questa è la home page che mi trovo. La sto portando anche a Cece. Quello che interessa a noi è a questo punto lo sportello pratiche, a cui possiamo accedere o dal menu in alto le mie pratiche oppure spostandoci a sinistra. Le pratiche di cui stiamo parlando sono quelle di e-government, quindi non sono pratiche registro imprese, non sono bilanci, sono pratiche e-gov, selezioniamo una freccina, e ci troviamo sugli sportelli telematici disponibili per le imprese per spedire pratiche alle camere di commercio. Nel caso specifico, quello che interessa a noi saranno i contributi alle imprese. Quindi seleziono contributi alle imprese
e mi trovo su quella che è la maschera con la disponibilità del servizio per creare pratiche di contributo per la Camera di Commercio. Quindi la prima voce che devo seguire è crea modello. Andiamo ad inserire la camera di riferimento. Ora io ho come ambiente di test, perché ovviamente sto facendo una pratica in ambiente di test, la camera di Vicenza, con un'impresa di Vicenza, quindi andrò a caricare questi dati. Voi dovrete compilare la camera di Parma con il numero REA della vostra impresa o il codice fiscale della vostra impresa, selezionando la voce cerca. Il sistema estrae tutte le posizioni che sul registro delle imprese sono, corrispondono ai dati impostati. Quindi andiamo a selezionare quella che ci interessa, in questo caso questa impresa ha un'unità locale, quindi c'erano due posizioni, e vado a selezionare il tipo di pratica. In fase di richiesta, il tipo di prima richiesta, il tipo di pratica sarà richiesta contributi, mentre nel caso in cui sia prevista una pratica di rendicontazione, successivamente per quelli che hanno ricevuto il contributo dovranno presentare una pratica di rendicontazione. Lo sportello di destinazione nel vostro caso sarà lo sportello di Parma. Come dicevo, io sto lavorando in ambiente di test, quindi vado a selezionare la camera di Vicenza. Avvia compilazione. E qui mi trovo a fianco del bando, mi trovo l'elenco dei bandi telematici disponibili al momento. Quindi voi troverete il vostro bando per il contributo per l'innovazione digitale. Andiamo ad indicare le spese dichiarate. Senza punto, mi raccomando. Andiamo ad indicare il contributo richiesto. Nella parte sottostante ritroverete i dati della vostra impresa. Questi sono i dati che il sistema ha prelevato da quanto registrato sull'archivio del registro imprese. Vi presenta anche la partita IVA già preimpostata, il settore andrete a selezionare. E qui troverete tutti i settori che sono stati previsti già dal bando. Io adesso prendo trasversale, ma avrete i vostri personalizzati in base al vostro numero bando. Il campo numero INPS, se lo avete bene, comunque accetta anche il zero. Nel campo email è opportuno andare a indicare un indirizzo email se l'avete anche PEC. Il numero dipendenti non è un campo obbligatorio, mentre invece è fondamentale riportare il campo dimensione impresa. Qui non è indicato obbligatorio perché quando è stato creato il sistema non era così importante, però se non lo indicate poi comunque vi verrà richiesto di precisarlo, quindi sarebbe meglio ricordarsi di farlo già in questa fase. I dati di fatturato non sono dati obbligatori, quindi volendo si possono anche non indicare, così come i dati del referente. Può essere utile farlo se avete un referente, se volete che la Camera abbia un contatto per questi nominativi, ma non sono campi obbligatori. Quello che invece è obbligatorio è andare ad indicare il tipo di pagamento e sarà bonifico. Nel momento in cui andate ad indicare il bonifico, il sistema vi chiede l'IBAN e su questo viene fatto il controllo. Quindi è molto importante, questo sarà anche l'IBAN che viene preso come riferimento poi successivamente per i pagamenti.
Eventuali dichiarazioni sul bollo virtuale. Una volta compilata la videata, andiamo a selezionare scarica modello base. Il sistema mi scarica il modello base, in questo caso il sistema me l'ha scaricato sull'area download e sposto questo. Volevo un attimo farvi vedere come la sintassi legata al nome di questo file. Adesso forse qui è un po' piccolo, prova ad ingrandirlo. No, non si vede. Comunque il modello base si chiamerà sempre mbase_agef, trattino basso, la provincia e il vostro numero REA. Quindi e data, ora e secondi in cui è stato creato il file. Quindi voi potrete in ogni momento sapere quale modello base, a quale modello base fate riferimento. Il modello base, mi raccomando, il nome di questo file non va assolutamente modificato. L'estensione è, quando viene creato, XML. Questo è il file che dovrà essere firmato digitalmente e convertito nel momento in cui si firma, il sistema lo aggiunge l'estensione P7M. Vediamo adesso come firmarlo. Io ho lanciato in precedenza il software di firma, seleziono firma, vado a selezionare il modello base creato dal sistema. Inserisco il PIN della mia firma digitale e, molto importante, la tipologia di firma che vado a scegliere è P7M. Quindi la firma deve essere CADES P7M. Per questo è vincolante, il sistema non accetterà nessun altro tipo di firma. Quindi la firma PDF o altre tipologie non vengono riconosciute. Al termine della parte che non l'ho condivisa, scusatemi. Magari allora la rifaccio, scusate. No, ho sbagliato. Allora, quindi vado a condividere la procedura di firma. Io condivido tutto lo schermo. Faccio vedere di nuovo la procedura di firma perché mi dicevano che non si vedeva. Allora vado a selezionare il software di firma, vado nell'area download dove avevo il mio file modello base.xml. Inserisco il PIN e, come dicevo, è molto importante definire tipologia di firma P7M. Adesso andiamo a sovrascriverlo. Mi chiede di dichiarare di aver preso visione del documento perché è previsto dalla norma che sia sempre disponibile. Il sistema mi dice che ha salvato il file nella stessa area in cui era il file originale, con termina ho concluso la mia procedura di firma. A questo punto io posso tornare sulla mia area di Telemaco, da dove ho scaricato il modello base, faccio nuova pratica e il sistema mi ripropone già tutti i dati che io ho impostato. Questo se faccio tutto ovviamente in modalità continuativa. Mi propone tutti i dati perché li ha tenuti memorizzati, non ho chiuso la sessione. E vado ad aggiungere sotto lo sportello di destinazione, in fondo alla videata, il file che io ho appena firmato.
con la mia creazione io creo sul server del sistema associato alla mia user la pratica che poi andrò a spedire in camera di commercio. A questa pratica devo andare ad aggiungere tutti gli allegati. Quindi dovrò andare a scegliere i file. Io ho una cartella per fare. No, i file devono essere tra l'altro firmati. Sì. Ecco, tutti gli allegati devono essere a loro volta firmati. Quindi ancora mi vado a scegliere i documenti che devo aggiungere, me li firmo, me li potevo anche essere firmati in precedenza. E devono essere tutti firmati in formato PSFM, quindi la tipologia di firma deve essere sempre PSFM CADES. Adesso ne firmo uno, ma il percorso è ovviamente lo stesso per tutti gli allegati. Questo è l'allegato firmato in questo momento. Ecco, può essere utile aggiungere un codice documento per semplificare la pratica della, cioè i controlli da effettuare. Adesso io qui metto documento contabile. Una volta che ho inserito tutti i miei documenti, faccio allegare termine. Ecco, in questo momento la pratica è salvata sul server, sull'area associata alla vostra utente, alla vostra user, al vostro account, ed è sempre disponibile fino a quando non si procede con l'invio della pratica. Ecco, prima della data di apertura, comunque, se anche si va sull'opzione invia pratica, il sistema pone un blocco, quindi non sarà possibile inviare la pratica in tempi anticipati. Questa pratica sarà sempre disponibile, se voi anche entrate nei giorni successivi alla creazione, nella lista delle pratiche da inviare. Vedete, questa è la pratica di cui stavamo parlando. Potete apportare tutte le modifiche agli allegati, potete andare ad aggiungerne altri, potete eventualmente aggiungere delle annotazioni che vedrà l'ufficio della Camera di Commercio nel momento in cui va a lavorare la vostra pratica. Ecco, finché non viene fatto in via pratica, finché la pratica non viene inviata in Camera di Commercio, la Camera non la vede, è solo sotto il vostro controllo. Una volta che voi avete inviato la pratica, quando farete in via pratica, il sistema verificherà che i campi fondamentali della pratica siano stati compilati correttamente, che molti controlli li fa già sul modello base, e la vostra pratica verrà protocollata in automatico sul protocollo centrale della Camera di Commercio e voi riceverete il numero di protocollo associato alla vostra domanda. Attenzione, perché questo numero di protocollo vi sarà necessario in fase di richiesta di rendicontazione, perché la rendicontazione sarà possibile solo se c'è un numero di protocollo di riferimento. Quindi tenete questa mail. In ogni caso, voi potrete sempre vedere le pratiche che avete inviato nella lista delle pratiche inviate. Adesso qui io ne ho solo una annullata. Però voi nella lista, anzi, una volta che avete spedito la pratica, verificate che la vostra pratica risulti tra quelle inviate, che non ci sia stato un
qualche, ogni tanto succede che qualche pratica rimane nello stato da inviare. Se per caso si opera in momenti diversi, cioè è possibile anche creare il proprio modello base, poi magari dobbiamo chiudere tutto e mandiamo il modello base alla firma, da chi ha titolo per firmare il modello base, possiamo successivamente entrare sulla voce nuova, rimettere i riferimenti della nostra impresa e creare la pratica andando ad aggiungere, qui dovremmo selezionare il tipo di pratica, lo sportello, però possiamo creare la pratica in un secondo tempo. Cioè, prima abbiamo visto come siamo riusciti a farlo tutto successivamente, mentre stavamo lavorando, abbiamo firmato subito il documento e abbiamo creato la pratica. Supponendo di creare il modello base, mandarlo alla firma e ritrovarsi in un momento successivo, possiamo appunto con nuova creare la pratica e nel momento in cui io seleziono via creazione, cioè quindi quando io ho già il mio numero di pratica assegnato, diciamo, la mia pratica sarà sempre disponibile nell'area da inviare. Io direi che se non ci sono, cioè poi magari vediamo le domande, però mi sembra, io mi fermerei qui per adesso. Adesso rispondiamo allora alle domande, cerchiamo di rispondere alle domande che sono pervenute. Allora, dico, ripeto che da domani mattina sull'home page del nostro sito ci sarà il bando. Ci sarà il testo del bando, ci sarà il modulo di domanda, ci sarà la guida a Telemaco, che in molti l'hanno chiesta, ci saranno le slide, che secondo me sono superate dal testo del bando perché è più completo, e quindi tutte le utilità insomma per le aziende le pubblichiamo domani mattina. Non c'è la registrazione di questo, c'è la registrazione, quindi alcuni hanno chiesto la registrazione della parte che ha fatto Carla. Quindi, ecco, possiamo, scusate, sì, quindi qualcuno ha chiesto la registrazione soprattutto per la parte di invio telematico, quindi sì, abbiamo questa registrazione e quindi la invieremo, insomma. Allora, cominciamo dalle domande. Allora, molti di voi hanno chiesto se chi ha già fatto domanda nel 2021 e ha ottenuto il contributo può presentare domanda di contributo a valere sul bando di quest'anno, e la risposta è sì, naturalmente con un nuovo progetto. Negli interventi è inserito l'e-commerce? No, quest'anno l'e-commerce non c'è. Chi ha sede in provincia di Parma e unità locale in un'altra provincia può partecipare? Sì. Possono partecipare le imprese che hanno sede legale in provincia di Parma, quindi iscritte al registro imprese della Camera di Commercio di Parma. Allora, le domande, come dire, si salta da un argomento all'altro. Ecco, cerco di leggere bene in modo da farle capire. Un'altra domanda. Un nuovo sito web e digital marketing può essere finanziato? Allora, no. No, nel senso che le attività di digital marketing sono nell'elenco 2. Le attività di cui all'elenco 2 sono finanziate solo se collegate a una delle tecnologie di cui all'elenco 1. Naturalmente nel bando sono ben esplicitate, come anche nelle slide, insomma, sono ben esplicitate queste tecnologie. Quindi elenchi 1 e elenco 2 sono disponibili nel bando. Questa era un'altra domanda, articolo 2 del bando.
È possibile fare richiesta prima di fare l'investimento presentando i preventivi? Sì, sì, sì. Moltissime aziende, come dire, fanno domanda legando i preventivi e iniziano il progetto dopo aver avuto, come dire, notizia della nostra concessione, della concessione o non concessione del contributo da parte nostra. Quindi la risposta è sì. Il fornitore può essere estero? Sì, il fornitore può essere estero, però l'articolo 9 del bando dice che i preventivi devono essere redatti in euro e anche in italiano. Se sono in un'altra lingua ci deve essere una traduzione. Altra domanda, un'associazione, quindi non un'impresa, però iscritta alla Camera di Commercio, può partecipare? Allora, un'associazione è iscritta alla Camera di Commercio, ma non al registro imprese, bensì al REA, e quindi l'associazione non può partecipare a questo bando. Altra domanda. Se si è fatta richiesta per credito d'imposta, si può presentare domanda anche sul bando? Sì, è cumulabile. C'è un articolo del bando, non ricordo adesso il numero dell'articolo, che spiega chiaramente che c'è cumulabilità. Altra domanda. Ci sono vincoli di spesa su consulenza rispetto al totale delle spese? No, non ci sono. Sul nostro bando non ci sono. Su bandi di altre camere di commercio sì, noi abbiamo scelto di no. Se c'è un intermediario, può firmare lui digitalmente la modulistica? No. La modulistica deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa. Fatta eccezione per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fornitore, che deve essere ovviamente firmata dal fornitore. A che ora si può iniziare ad inviare le domande il 17 di maggio? Alle 10. Alle 10. Il bando si chiuderà il primo giorno? Secondo voi? È probabile. Secondo voi siamo noi, Camera di Commercio. È probabile, è probabile. L'altro anno è successo, mi pare che l'abbiamo chiuso alle 3 l'anno scorso e avevamo raggiunto una montare di richieste di contributo veramente molto alta. Non siamo forse, abbiamo comunque investimenti ammissibili che sono minore come gamma rispetto all'anno scorso, quindi sì. I 300.000 euro dovrebbero avere una sapienza maggiore. Diciamo. Esatto, allora l'anno scorso c'era la possibilità di fare domanda anche per, come dire, per attività che quest'anno non abbiamo ricompreso. Ho citato prima i sistemi per lo smart working, l'e-commerce e la connettività alla banda ultralarga. L'altro anno abbiamo avuto molte domande su questi e quest'anno non li avremo. Quindi è vero che abbiamo inizialmente meno risorse, abbiamo 300.000 euro, ma è anche vero che abbiamo, posso usare il termine, razionalizzato gli interventi ammissibili. Il fornitore può avere sede legale anche fuori Parma? Sì. Il bando sarà sul sito? Sì. Cioè c'è scritto da stasera, io ho detto da domani. Secondo me. Facciamo da domattina, se poi va bene anche da stasera. Allora, è possibile avere la registrazione del webinar? Abbiamo detto di sì, Ale, sì. Allora, altra domanda. In fase di precaricamento il 9 di maggio, perché la domanda può essere precaricata il 9 di maggio. I file da allegare possono essere prefirmati? Sì, certamente sì. Mi verrebbe da dire è molto meglio di sì, perché altrimenti dovete ricaricarli di nuovo il giorno stesso firmati. Quindi sì, tutto ciò che è precaricato deve essere precaricato in modo completo, cioè firmato, anche firmato digitalmente. Allora, c'erano poi delle domande tecniche che ho, come dire, che ho saltato e a cui risponderemo, per le quali vi chiediamo di inviarci le mail. Adesso le rileggo. Adesso le rileggo. Passo ancora a domande più generali. È previsto il pagamento del bollo? Sì. Sì, nel senso che sulla domanda, sul modello di domanda che domattina trovate,
Dovete, come dire, mettere la marca da bollo, barrarla e indicare anche gli estremi della marca da bollo. Quindi il bollo non è virtuale come lo scorso anno. Abbiamo ritenuto alla fin fine, considerando alcuni problemi sorti lo scorso anno, che fosse più agevole per voi in realtà usare un sistema decisamente molto vecchio, ma insomma sicuro. Agevole comunque. Altra domanda, l'introduzione di un CRM finanziabile? Sì, sì, ed è prevista nell'elenco 1. Allora, ci viene chiesto se ho sede solo operativa a Parma e sede legale fuori provincia, posso partecipare? No, occorre avere la sede legale in provincia di Parma. Allora, ci è stato chiesto, i canoni annuali ERP integrati sono ammessi? Dobbiamo fare una valutazione, quindi vi chiediamo la gentilezza di riscrivere per cortesia questa mail a contributi@pr.camcom.it. Scusa Maria, ti interrompo un attimo, perché anche adesso sono arrivate delle domande molto specifiche. Quindi queste magari evitiamo anche proprio di leggere, perché ci si inoltra poi nei tecnicismi. Sì. Per le ultime domande fatte dalla signora Pedrelli, sì. Il signor Gian Domenico, non leggo il cognome, insomma magari scriveteci, è il modo migliore per avere le risposte. Sì. Che immagino che siano domande che facciano riferimento all'elenco, a singoli proprio progetti. Ecco, a singoli progetti, a singole tecnologie, se è ammissibile, cosa è ammissibile, cosa non è ammissibile, ma non a livello macro, immagino che siano specifiche. Con un livello di dettaglio che ci, come dire, riserviamo di esaminare, come dire, con tranquillità, in modo da dare una risposta corretta, completa e corretta. Mentre tieni, guarda, mi sono arrivata, queste forse sono più generali. Allora, ci chiedete, una società fra professionisti può partecipare? Sì. È iscritta al registro imprese? Sì. È possibile richiedere per la stessa azienda due contributi per due progetti? No. Un'azienda, una domanda di contributo. Vediamo se ci sono altre domande adesso. Appena arrivata, la creazione di un'app è finanziabile? Sì. Sì, rientra in una, guarda, in questo momento rientra in una delle tecnologie di cui è l'elenco 1. Sì. Sì. Scusate, mi inserisco per rispondere a una domanda sulle credenziali Telemaco. L'unica che ho visto, poi magari se ce ne sono altre, chiedeva come si può procedere al rinnovo delle credenziali Telemaco. Allora, di prassi, se l'utenza viene utilizzata non c'è una scadenza per le credenziali Telemaco. La scadenza è per la password, questo per motivi di sicurezza, ogni 6 mesi la password deve essere aggiornata. Poi ci può essere il caso di utenti che non usano il sistema, l'applicativo per periodi molto lunghi, per cui gli si comunica che la loro user verrà disattivata. Se il caso è questo, devono fare una nuova registrazione. Se invece ci si è dimenticati la password o non si sa più come accedere al sistema, rivolgendosi al servizio di assistenza, come vi facevo vedere, il simbolo delle cuffiette, i colleghi possono darvi tutte le indicazioni per ripristinare la password. Ok. Allora, qui mi si chiede di quale valore deve essere la marca da bollo. Sono 16 euro. Poi, da che ora si possono precaricare le domande il 9 di maggio? Carla, non so se lo abbiamo detto. Forse sì, mi sembrava che all'inizio no. Comunque sì, se questa è la scelta, lo imposteremo in modo da consentire il caricamento delle domande dalla data indicata. Ecco, lo scriveremo l'ora, forse dalle 8 possiamo già. È precaricare le domande. Sì, potrebbe essere dalle 8 del 9 di maggio.
mentre l'invio comunque sarà tassativo dal giorno. Sarà tassativo dalle ore 10 del 17 maggio. Qui c'è quindi chi ha sede operativa in provincia di Parma, ma sede legale in altre città non può partecipare? No, no. Sede legale o... Scusatemi. No, sede legale, no, no, scusate. Stiamo facendo altri bandi e quindi sto facendo un po' di confusione. Sede legale. C'è un'altra domanda, Maria? Sì. Allora no, però c'è da dire una cosa, che con certo che si tratta di un bando nazionale, quindi... sì, perché abbiamo l'opportunità di usufruire di questi contributi partecipando Allora, questi bandi, allora, come dicevo prima, è un bando nazionale, vale a dire, direi quasi tutte le camere di commercio italiane hanno questo bando. Naturalmente vengono fatti uscire con tempi diversi. Però, essendo un progetto nazionale, è un bando, come dire, sposato, accolto dalla quasi totalità delle camere di commercio. Quindi, se un'impresa ha sede legale, come dire, ha qui un'unità locale, ma non ha la sede legale, potrà pensare di fare domanda dove ha la sede legale. Quindi, presso un'altra camera di commercio, presso la camera di commercio dove ha la sede legale iscritta. C'è un'altra domanda, quindi non è possibile essere delegati per la presentazione della domanda per conto di un'impresa? Sì, è possibile. Sì, è possibile. L'importante, senz'altro sì, l'importante è che, come dire, la modulistica sia comunque firmata dal legale rappresentante dell'impresa. Sì. Però il presentatore può essere... Il presentatore può essere un terzo, assolutamente. È arrivata una domanda che riguarda l'accesso con CNS, la leggo così la sentono anche tutti i partecipanti. Al momento dell'invio della domanda, il 17 maggio, in caso di accesso tramite CNS, il sistema richiede ulteriori codici UTP o altro, o basta avere a disposizione la CNS? Nel momento di invio della domanda, se abbiamo già preparato tutta la documentazione, cioè se è stato già tutto firmato, se abbiamo la nostra pratica pronta, non è necessario nient'altro. Noi accediamo al sistema con CNS o con SPID o col metodo, anche con la carta d'identità elettronica, col metodo che preferiamo. Andiamo sulla maschera di invio da inviare, selezioniamo la nostra pratica, il sistema mi chiederà solo uno di quei, cioè mi presenterà uno di quei box in cui devo andare a dire che non sono un robot o devo inserire il codice richiesto, questo per evitare spedizioni in automatico. E procedo con l'invio, quindi non avrò necessità di avere nient'altro. Allora, ora non ci sono altre domande. Un'altra, è possibile direi. Finanziare solo la consulenza? Sì, è possibile finanziare solo la consulenza, sì sì. Potete, come dire, ci sono due gruppi di spese, due ambiti di spese, consulenza e formazione, e dall'altra acquisto di beni strumentali. Potete liberamente scegliere di fare soltanto uno, soltanto l'altro, fare tutto, sì. Mentre l'ultima domanda che leggo è la formazione e l'avviamento a nuovi software gestionali ERP. È inclusa? Allora, questa è un'altra di quelle domande sì, un po' più specifiche. A cui ci riserviamo di rispondere. Sì. I nostri contatti chiedono, li ripetiamo, magari li scriviamo anche qua nella chat.
sì. La mail, contributi, sì. La mail a cui scrivere da oggi in avanti per tutte le domande che ritenete di farci è contributi@pr.camcom.it. Anche quella di PID si può, se no, utilizzare. Facciamo confusione, magari facciamo abilitare magari Andrea alla mail. I fornitori che erogano servizi di consulenza devono avere determinati requisiti? Sì. Sì, allora, scusate, c'è un articolo molto dettagliato del bando a proposito delle caratteristiche che devono avere i fornitori di servizi di consulenza e formazione. È l'articolo 6 del bando. Allora, lo posso leggere. Per i servizi di consulenza o formazione l'impresa potrà avvalersi dei seguenti fornitori: Competence Center, Digital Innovation Hub, Parchi Scientifici e Tecnologici, l'ho detto prima, Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Fab Lab, Centri di Trasferimento Tecnologico su tematiche Industria 4.0, Startup Innovative, Innovation Manager, scritti nell'elenco tenuto da Unione Camere. Naturalmente i servizi di formazione e consulenza possono essere forniti da liberi professionisti e da società di consulenza liberamente scelti da voi, ovviamente, però chiediamo che questi ci dichiarino che negli ultimi 3 anni hanno svolto almeno 3 attività a favore di clienti diversi nell'ambito delle tecnologie abilitanti Industria 4.0. Quindi questa è la caratteristica che devono avere i fornitori, che non siano quelli che ho puntualmente citato e che trovate nell'articolo 6 del bando. Di ricordare la dotazione finanziaria totale è 300.000 euro. No, per adesso non ci sono altre domande. Se possiamo pubblicare queste risposte come FAQ, chiedeva la signora. Sì, perché no? Ma non riusciamo magari entro domani mattina, ma senz'altro la prossima settimana, certamente sì. Certamente sì. Direi che, insomma, non ci sono altre domande. Li aspettiamo, diciamo, allora è possibile ricevere una prevalutazione se un bene è ammissibile? Allora ci scriva a contributi e vediamo di ragionare, di capire insieme. È finanziabile anche l'hardware solo se nuovo? Non è scritto sul bando il fatto che debba essere nuovo. Nuovo usato non è una caratteristica, come dire, rilevante ai fini del bando. Non lo chiediamo. Allora, l'acquisto di computer, allora, in linea generale no. Mi viene da dire, allora, magari ci possono essere dei progetti particolarmente articolati dove l'acquisto di un computer può essere coerente con, come dire, tutto l'intervento. Ma se la domanda è: posso acquistare un computer? La risposta è no. Allora, se non ci sono altre domande, ci sono invece.
Software gestionale è ammesso, allora, guarda, anche qua occorre, come dire, la valutazione nel contesto del progetto. Nel contesto del progetto. Sì, la lettera dovrebbe essere ammessa, cioè la lettera O dell'elenco 1 rientrano le soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali, quindi anche un software gestionale avanzato. Può rientrare, specifica la collega. Perché consente di integrare le varie, a fare integrazione a monte a valle. È come scrive, dovrebbe essere un software di integrazione, esatto, dei processi. Sì, sì, proprio. Sì. Sono ammessi canoni annuali dei software gestionali. Allora, direi che l'abbiamo scritto tra le spese ammissibili. Allora, acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di connessione funzionali all'introduzione delle tecnologie di cui all'articolo 2, vale a dire elenco 1 e elenco 2. Ma i canoni l'anno scorso erano qua, quindi qui no, non ci sono. È possibile modificare il fornitore successivamente all'ammissione? Sì, ci deve essere comunicato. Trovate anche questo nel bando, trovate anche questo nel dettaglio del bando, trovate anche le modalità. Sì, comunque la risposta è sì. Sì, posso aggiungere una cosa? Sì. Concettualmente ogni modifica che venga fatta in corso d'opera, cioè dal momento in cui viene concesso il contributo al momento in cui poi si deve rendicontare, va comunicata prima della rendicontazione alla Camera di Commercio. È normato, non ricordo il numero, l'articolo del bando, ma è scritto, ci dovete dare comunicazione per l'approvazione, sia che si cambi un fornitore o che si cambi in qualche modo anche il progetto, perché in corso d'opera ci si rende conto che sì, è preferibile fare qualcos'altro. Chiaro, non si può andare a stravolgere il progetto presentato. Allora, qui c'è una domanda tecnica. Implementazione di un quadro elettrico del depuratore con portale per raccolta dati, considerando che è un'aggiunta qualcosa di già esistente. Il fatto che sia un'aggiunta qualcosa di già esistente non spaventa, nel senso che è quasi sempre così. Non necessariamente sono delle sostituzioni. Il fatto che si parli di quadro elettrico mi lascia un po' più perplessa, perché mi sembra una tecnologia veramente basica, da ignorante, anche io non sono un tecnico, però il fatto che si parli di una raccolta dati invece mi fa pensare che potrebbe esserlo, quindi anche questo è uno di quei casi in cui magari se ci scrive per mail ci ragioniamo. Sì. Allora, ogni volta che dico allora chiudiamo, c'è una domanda. Adesso provo a dirlo e vediamo se c'è un'altra domanda. Ma veramente da questo momento in avanti potete scriverci, ecco, così diciamo in questo modo è utile, perché rispondendo a una domanda, come dire, si risponde a tutti, magari alcune domande sono di interesse ovviamente generale. Ecco, le domande magari specifiche su alcune tecnologie possiamo rispondere in altro modo, insomma, direttamente all'azienda. Anzi, faremo senz'altro così. Va bene, allora direi
Direi di salutarci, vi ringraziamo per averci ascoltato, per la pazienza. Aspettiamo quindi le vostre domande e ricordiamo che a breve sarà tutto pubblicato sul nostro sito. Lo trovate a partire dall'home page del sito della Camera di Commercio. Grazie ancora e buona serata. Grazie.